Ciao gente, benvenuti nel mio ultimo vlogmas. Oggi pensavo di non lavorare, invece ieri sera mio capo mi ha chiamato e mi ha detto di venire anche se non c'è tanta gente. Lavoro in questo posto meraviglioso, fantastico. Mi sono approfittata di 2 minuti per farvi il video. Allora, stamattina sono andata in un negozio siciliano, mi sono dimenticata di fare il video che lo farò più avanti. Vi farò vedere i pensierini che ho preso, cioè sono solo dei pensierini. Vi lascio alla prossima. Ho finito di lavorare di corsa, vado a casa e comincio a fare qualche aperitivino per la cena di stasera. Passata al Consum e ho comprato la pasta sfoglia, ho comprato del gorgonzola e ho comprato del. Scusate che non ho la cucina in ordine perché entro adesso dal lavoro e devo fare tutto in fretta e furia. Dunque, farò un guacamole a modo mio. Servono aguacate, avocado, limone, cipolla e pomodoro. Abbastanza olio extravergine, sale, una spruzzatina di sale, frullo tutto. Eccolo frullato, lo assaggio. Adesso preparerò goccio d'olio su tutte e due. Allora, su una preparerò del formaggio, sull'altro del pomodoro. Allora, io ho usato questo pezzo di formaggio che ho. Faccio tutto, è rimasto solo un pezzettino. Faccio proprio tutto. Io sono amante dei formaggi. Tutto, 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 tutto. In frattempo l'altra si scalda. Tutto. Ok? Ci metto tutto il formaggio, ci aggiungo un pochettino di brie, qualche fetta di brie, tutti i tipi di formaggio che avete a casa. Io uso i formaggi che ho a casa, ovviamente. Qua c'ho del queso azul, questo qua. Metto. In frattempo l'altro, ci metto un pezzettino di aglio. Ho questo formaggio da toast, pezzettini. Se avete anche come si chiama? Se avete del parmigiano, aggiungete il parmigiano. Io ho questo qua all'oliva, l'olio d'oliva, o le olive, sì. Metto una cucchiaiata. In frattempo si comincia a sciogliersi. Io questa meraviglia, un goccio di latte. Metto un po' di pomodoro mutti, qualche oliva ci metto un pochettino di origano, del sale. Spruzzata di sale, nel frattempo giriamo il nostro formaggio. Adesso che abbiamo messo a raffreddare le salsine che ho preparato, allora prendo una pera, allora vado a prendere la mia pasta sfoglia.
Allora la prendo e la taglio. La taglio in questo modo. Ok. Il nostro gorgonzola dolce, che ho preso qua al Konsum, che comunque qualche prodotto buono si riesce a trovare. Dunque. Sì, allora. Non serve troppo olio. Sono le fette che abbiamo fatto più piccoline più o meno. Allora. Dimmi che ne non ha mai fatto il fiore con la mela. Tutti l'abbiamo fatto. La maggior parte, o durante questa quarantena, chi non ha provato a fare sacco di cose? Allora, la parte più delicata. Voilà. Cercate di lasciare l'ultimo pezzettino. Le ritiriamo. Vale. Metà. Salsa di pomodoro che abbiamo preparato prima. Oggi è il 24 e sono di fretta perché sinceramente volevo preparare questo video prima, però sapendo che mi hanno chiamato a lavorare ho tardato tutto. Allora, ha fatto questa acquetta, io la vado a togliere. Più burro che acquetta. Si è fatto la formina proprio. Ha fatto proprio il blocco. Non mi si è registrato niente, ho sbagliato e quindi niente, vedete solo un pezzettino della registrazione del video. Scusatemi. Taglio un po' di prezzemolo. Ok. Ho preso due coppe e ho messo. Questo. Questo è il primo aperitivo. Ho messo un po' di aguacate tagliato piccolino. Abbiamo bisogno di questo, salmone, allora, I'm so.
piaciuti i miei aperitivi super veloci perché oggi ho lavorato, quindi non ho avuto tempo per preparare gli antipasti. Adesso c'ho nel forno la parmigiana come piatto leggerissimo. Vi diamo il buon Natale a tutti, anche se quest'anno è un po' complesso, un po' complicato per tutti. Vi auguro bellissime feste anche a distanza dalle famiglie. Questo qua è il primo anno che passo il Natale qua da sola in Spagna. Tutti gli anni l'ho passato in Italia e quest'anno sono io, la mia adorata bambina. Non so se riuscite a vedere, è vestita da Natale, la mia patatina, la mia bambina, siamo abbinati. Gente, buone feste, buon Natale, speriamo che l'anno prossimo ci porta. Anzi, non diciamo niente, va bene così, l'anno prossimo viene come viene, perché oramai siamo stufi a dire che l'anno prossimo è meglio, anzi, ogni anno è peggio dell'altro, quindi non auguro niente. Il silenzio, ci vediamo al prossimo video. Spero che vi sia piaciuto questo vlogmas che ho fatto quest'anno, spero di esservi in compagnia. Se vi è piaciuto il mio video, mettete un mi piace, attivate la campanellina e scrivetemi dei commenti. Bella gente, ci vediamo alla prossima. Ciao belli! Saluta Cali, saluta, saluta, uomini, saluto! Noi siamo sempre felici, troviamo sempre le cose positive in tutto. Ciao!